Nuovo giorno, nuovo investimento nei mercati delle criptovalute perché, come sempre, in questi mercati non si dorme mai. Ebbene sì, ragazzi, anche oggi siamo davanti a un nuovo, diciamo, servizio di quella che è il progetto DeFi di Crypto.com. Oggi analizziamo il Supercharger, questo servizio che è partito da pochissime ore, circa 3-4 ore, e andiamo ad analizzarlo per capire delle cose fondamentali. Uno, che cos'è il Supercharger? 2. Come funziona, come potete aderire al Supercharger? E 3. Conviene, non conviene? Quali sono le conclusioni da investitore che dobbiamo fare per capire se questa forma di investimento è adatta e quanto potrà essere il nostro reward? Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video sul settore investimenti nei mercati criptovalute che abbraccia un po' la DeFi, un po' la SeFi. Andiamo a valutare questo investimento perché la velocità anche in questo caso la fa da padrona. Quindi dietro di me c'è già il sito di Crypto.com relativamente al Supercharger, vi spiego cos'è, andiamo ad analizzare come si sottoscrive e poi subito alle conclusioni dirette da un punto di vista di analisi dell'investimento. Conviene o non conviene? Quale sarà la potenzialità di questa nuova opportunità di Crypto.com? Allora, subito dietro di me in questo momento avete la pagina e del Supercharger. Come si fa ad andare a guardare, ad iscriversi alla Crypto.com Exchange? Questo Supercharger è disponibile solo sull'exchange di Crypto.com, quindi vi lascio il link in descrizione del video per accedere all'exchange e iscrivervi all'exchange di Crypto.com. Come sempre è un link con un piccolissimo referral, ragazzi, e mi date una mano con questi piccoli gesti. Allora, lì potete iscrivervi intanto all'exchange se ancora non lo avete fatto e poi andare a cliccare qui in alto a destra al Supercharger, che è questo nuovo servizio che è appena iniziato. Vedete, ragazzi, è iniziato da pochissime ore. Cosa è il Supercharger e come funziona? Per capire cos'è il Supercharger e come funziona, andiamo qui, ragazzi, nella descrizione e andiamo ad analizzare tutti i punti. Intanto, il Supercharger è un evento in cui andiamo a minare una altcoin, quindi una o un token, in questo caso UNI, perché Crypto.com ha scelto UNI per iniziare il Supercharger. Lo andiamo a minare e lo otteniamo come reward. Facendo cosa? Prestando una parte della nostra liquidità. In questo caso la liquidità viene prestata attraverso l'utilizzo del CRO. Ma guarda un po'. Come partecipare? Allora, come vi ho detto prima, andate a Crypto.com Exchange. Se non vi siete iscritti, vi iscrivete dal link che vi lascio in descrizione. Navigate fino al Supercharger, depositate il vostro numero di CRO, che adesso andremo a vedere quante ne servono, e poi vi sarà un rendimento che viene distribuito attraverso il token UNI. Vengono allocati in questa distribuzione che durerà 30 giorni, la vedete qui, 29 giorni, 16 ore perché è iniziata da poco, 500.000 USD, quindi 500.000 dollari di UNI. Come funziona? Allora, intanto dura il periodo di charging, lo chiamano così, cioè il periodo in cui prestate la liquidità alla exchange di Crypto.com, dura 30 giorni. Il deposito minimo è di 100 CRO, potete toglierli quando volete, quindi non sono dei depositi in stake, ragazzi, vanno divisi da quelli che sono i classici investimenti in staking per 1 o 2 mesi, 180 giorni fa anche c'è il Crypto.com, quindi questo è un prestito di liquidità che può essere smobilizzato in maniera istantanea, subito, e poi depositarlo appunto sul loro wallet, ragazzi. Quindi in questo periodo di charging quello che si fa è utilizzare questa liquidità per fare, diciamo, il loro business. Noi la prestiamo e loro ci restituiranno i 30 giorni successivi, quindi per 30 giorni noi presteremo questa somma, e poi i 30 giorni successivi
successivi avverrà il periodo di reward, periodo di reward che avviene in maniera molto simpatica. Ogni giorno il totale dei reward che noi abbiamo maturato ci verrà restituito giornalmente. Quindi sarà possibile prelevare questo reward fra 30 giorni e verrà dato un giorno alla volta. Quindi il totale dei reward, facciamo un esempio, 1000 token ci verranno dati ogni giorno, quindi per 30 giorni, perciò 1000 diviso 30, il classico 33,33 periodico, ogni giorno di uni verranno distribuiti. Andiamo adesso a vedere come si fa materialmente e poi passiamo ad analizzare la forma di reward, quindi quanto possiamo guadagnare attraverso questo investimento di un mese. Ragazzi, allora vi apro il mio conto che è questo in questione, quindi andiamo a in questo caso, diciamo nel lato deposito, e andiamo a vedere la possibilità di fare il charge now. Quindi non è deposito, in questo caso l'ho chiamato charge now. Ragazzi, ho già depositato una serie di CRO, quelli che ho in destinazione. Adesso ne ho lasciati 100 proprio per farvi vedere questo meccanismo. Quindi andate a cliccare charge now, andate a depositare. In questo caso, posso mettere per esempio un max, vedete quello che ho in totale, e clicchiamo su I have read understand e boom, ci cliccate qua dentro e andate a depositare il CRO. Vedete, la conferma del deposito avviene istantaneamente, success, e siamo a posto. Questo è il meccanismo semplicissimo, ragazzi, quindi cliccate charge e caricate. Qui vi spiega anche come funziona e quant'altro. Que sono queste formule che adesso andremo a spulciare, e ve le spulcio io direttamente e faremo le nostre conclusioni. Quindi, dal punto di vista di tutorial esecutivo, è semplicissimo registrarsi. Andate nella pagina del Supercharger, cliccate su Charge Now. Dovete avere i CRO sul vostro exchange depositati. Ovviamente, se non li avete, li dovete comprare, ma su questo magari ragioniamo nella seconda parte del video, e poi li sottoscrivete e parte immediatamente, ragazzi. Potete anche prelevarli poi velocemente. Andiamo a questo punto ad analizzare quella che è l'opportunità di questo investimento e cerchiamo di capire come si fa a calcolare quanto andrò a guadagnare, ragazzi. Intanto è aleatorio questo tipo di discorso perché non abbiamo un dato, cioè la liquidity totale, però in pratica andiamo a guadagnare il totale del premio che viene distribuito, in questo caso i 500.000 dollari di uni, li andiamo a guadagnare in base ad una percentuale della nostra liquidità, del nostro My Liquidity Score. L'ho chiamato così. Adesso vi faccio vedere un PDF, ragazzi, che ho preparato anche delle slide. Allora, il nostro My Liquidity Score percentuale diciamo, è il fattore più importante, quindi quanto partecipiamo in termini percentuali alla pool andrà a indicare il nostro reward. Andiamo a guardare queste slide che ho preparato, ragazzi. Allora, intanto c'era Supercharger, questo è tradingon.it, il mio sito, ragazzi, che okay, scusate, è rimasto dai vecchi lucidi, vecchie slide per i webinar che faccio in Academy. Allora, calcolo liquidity share. Come si calcola la liquidity share? Intanto, questa è la prima formula: il numero dei CRO che deposito sul Supercharger per il numero di ore che le deposito per i giorni che li ho depositati. Quindi, per esempio, se deposito 1000 CRO per 10 ore al giorno per 10 giorni, saranno 1000 per 10 per 10. In questo caso, facciamola semplice, in maniera molto semplice, diciamo che deposito i miei CRO per tutti i giorni per 30 giorni, quindi 24 ore per 30. In questo caso calcolerò il liquidity share, che è una prima variabile, perché poi ne dovremmo andare a calcolare un'altra, ragazzi, cioè quella più importante, la liquidity share in base al totale depositato. Quindi my liquidity share, che io ho definito MLS, è uguale alla liquidità totale depositata, cioè questa qui, ragazzi, vedete? Questa qui,
liquidità totale diviso la totale liquidità dell'intera pool, cioè quella che noi non sappiamo quant'è, perché è quella sottoscritta da tutti i sottoscrittori di questo investimento. Ancora non c'è dato sapere, lo sapremo fra pochi giorni. Allora, se andate a fare questo rapporto, quindi questa formula qui, CRO depositati per il numero di ore per i giorni diviso il totale liquidity che viene depositato da tutti i sottoscrittori, otteniamo il nostro My Liquidity Share. Questa My Liquidity Share è una percentuale, ragazzi, e qui vi fa anche un esempio. Nel foglio di informazione vi dice, per esempio, che questa Alice ha depositato 100 CRO per 24 ore, per 10 giorni. Poi vi fa anche la scomposizione, perché si possono fare anche per giorni differenti. Insomma, arriva a questa 44.000, che sarebbe il nostro calcolo di liquidity share. Vedete questa parte qui, questo prima struttura. E poi va a dividere questa liquidity share per il totale depositato, vedete, da tutti i sottoscrittori, che in questo caso fa finta essere 4 milioni e 4, e esce fuori il My Liquidity Share l'1%. Quindi in questo caso noi otterremo la nostra percentuale di partecipazione alla pool e alla struttura del supercharger. Cosa succede? Da qui andiamo a calcolarci il nostro reward. Quale sarà il mio reward, ragazzi? Il mio reward sarà 500.000 dollari messi a disposizione dal supercharger per il My Liquidity Share, quindi questa calcolo finale, quindi la mia percentuale. Se questa percentuale sarà, per esempio, l'1% del totale, io andrò a guadagnare 5.000 dollari. Così via, perché possiamo, ad esempio, anche modificare. Se sarà uguale tipo a 0, non all'1%, ma allo 0,5%, io potrò andare a incassare nel mese 2.500 dollari, e così via, se è lo 0,01%. Insomma, questo è il modo migliore di valutare questo discorso qui. Allora, fine dei giochi: i reward sono alti, non sono alti, da cosa dipende? Ragazzi, il reward dipende dal totale della liquidità depositata in questa struttura di investimento di Crypto.com, totale liquidità che noi in questo momento non sappiamo, quindi è un fattore che non possiamo modificare. In questo momento moltissimi di voi staranno pensando: bene, anche la più CRO deposito, più guadagno. Sì e no. Proprio questa mattina ho analizzato tutto quello che riguarda questo investimento, con quelli che sono gli approfondimenti necessari, in un video specifico fatto per la mia Academy, ed è già stato pubblicato. In questo video analizzo in maniera approfondita come viene effettivamente calcolato e quali sono le opportunità di questa struttura. In questo momento, ragazzi, vi faccio una sintesi molto breve e vi dico che, anche se andate ad aumentare la vostra partecipazione attraverso il CRO che andate a inserire, in termini assoluti guadagnate di più, ma in termini percentuali sul vostro investimento, che poi è quello che interessa a un investitore, ragazzi, a un investitore non interessa guadagnare 10.000 dollari, ma interessa guadagnare una percentuale del capitale che mette a disposizione. Se voi mettete a disposizione più capitale su questa struttura di prezzo, avrete comunque la stessa percentuale di guadagno, e la percentuale di guadagno dipende da questo tipo di fattore, da questo elemento, cioè dalla liquidità totale della pool, non la vostra. Quindi, in sostanza, depositare più CRO non vi dà più opportunità di rendimento in termini percentuali, cioè non è che andate a guadagnare il 20%, il 30%, guadagnate sempre la stessa cifra percentuale. Facciamo un esempio: se io deposito 10.000 dollari in valore di CRO, ragazzi, e ho un tasso di guadagno dell'1%, andiamo a guadagnare 100 dollari, ma se io ne deposito 100.000 dollari, guadagnerò 1.000 dollari, quindi sempre l'1% è, però chiaramente cambia l'entità. In questo caso, quindi, se andiamo a
manovrare la variabile My Liquidity Share, cioè la totale, i totali CRO che mettiamo a disposizione del supercharger, non cambia il nostro rendimento percentuale. Per tutti gli approfondimenti, ragazzi, nel video della mia Academy, come sempre vi lascio il link in descrizione per chi volesse registrarsi. Quali sono i rischi di questa struttura? I rischi sono intanto l'oscillazione del CRO depositato, perché il CRO oscilla e nell'ultimo periodo non ha più un trend rialzista come nei periodi precedenti, quindi dovete fare attenzione. Per esempio, se utilizzate Bitcoin per questo tipo di investimento, dovete prendere a riferimento quello che è il grafico, per esempio, di CRO contro Bitcoin. Vedete che in questi ultimi periodi non è neanche buono, perché oscilla in maniera altalenata, ma è sicuramente in barra di congestione. Se invece utilizzate il USD o altre cripto, dovete fare poi riferimento a quelle che sono le eventuali criptovalute in confronto al CRO. E poi, ragazzi, un altro rischio, fattore di rischio, la ricompensa con il token UNI, perché UNI oscilla anche, e se UNI va a scendere in tutto questo mese, tutto quello che noi andiamo a guadagnare, siccome ci viene restituito fra 30 giorni, un giorno alla volta, perderà di valore. Quindi anche quel fattore dovrà essere inserito nei nostri calcoli. E in ultima analisi, ragazzi, qui ho fatto appunto questo video di approfondimento in Academy, chi di voi è già registrato l'ha già visto e stiamo dibattendo a tal riguardo, ma comunque vi lascio il link in descrizione. Andiamo di nuovo a noi e facciamo le conclusioni generali di questa forma di investimento. Allora, ve lo accenno qui in maniera pratica. In Academy ho spiegato stamattina, ragazzi, che tutto dipende dalla velocità. Questo tipo di investimento sarà estremamente proficuo nei primi giorni barra prime ore. Quindi già le prime ore sono passate, i primi giorni sono passati, per una serie di considerazioni legate alla struttura di calcolo sarà estremamente proficuo. Quindi vi consiglio ovviamente di andare a utilizzare questo supercharger se lo volete utilizzare, che ovviamente non sono così finanziari, ragazzi, stiamo analizzando delle opportunità, di andarlo a fare in maniera più veloce possibile, perché più in là con i giorni, probabilmente il totale della liquidità messa a disposizione di questo servizio aumenterà, e aumentando il totale della liquidità diminuirà in maniera importante il riguardo percentuale sul nostro investimento. Quindi, cosa ho fatto io? L'ho detto già in Academy, ragazzi, ed ho fatto quello che vi sto dicendo. Quindi, sono andato a sottoscrivere immediatamente. Mi renderò conto della situazione entro pochi giorni e poi deciderò se chiudere una parte di questo investimento e ritornare a quelli classici che avevo. L'altra domanda veramente importante da fare è questa: conviene andare a togliere Bitcoin o dollari per comprare CRO e andare a fare questa forma di investimento? E lì, ragazzi, la risposta non è per niente semplice, perché questi tipi di investimenti, con l'aleatorietà del prezzo che oscilla di CRO e l'aleatorietà del prezzo che oscilla di UNI, perché il token di ricompensa, è impossibile da valutare. Al momento, io personalmente non ho inserito in questo sistema nuovi Bitcoin, nuovi USD, ma ho inserito i CRO che già avevo, perché guardate un po' la casualità. Ieri pomeriggio nell'app Earn di Crypto.com, il flessibile, l'investimento migliore che c'era in CRO, ragazzi, da mesi, ne avevo parlato tantissimi mesi fa, quando abbiamo fatto la cavalcata, inseguendo la cavalcata al rialzo di CRO, ne avevo parlato in un video pubblicato sul mio canale Telegram. E ragazzi, da ieri il flessibile, lo stake flessibile, cioè smobilizzabile ogni giorno, che rendeva il 14%, è passato a un rendimento del 5, badabam, chissà come mai, perché probabilmente vogliono spostare tutto su questa nuova forma. Pro e contro di questo atteggiamento non mi è piaciuto, sono sincero, però bisogna anche comprendere l'atteggiamento aziendale che c'è dietro questo tipo di operatività. Nessuno è benefattore, non siamo neanche a Natale, ragazzi, quindi giustamente si spostano i rendimenti, non possono garantirli magari
così importanti. Poi magari modificheranno le cose nel corso del mese. Vedremo cosa succederà. Nuovi aggiornamenti per quanto riguarda questo investimento. Li pubblicherò ovviamente sempre in Academy e anche qui sul canale YouTube. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi, di questo investimento. Cosa vi frulla in testa? Un po' complesso questa volta. Iscrivetevi al canale se avete apprezzato questo video. Lasciatemi un mi piace, come sempre. Noi ci rivediamo prossimamente venerdì. Ciao a tutti!